www.monitorpoli.it, eccoci qua. Abbiamo letto tutti l'attacco dell'Iran all'Israele e cosa ha detto anche il ministro della difesa italiano Crosetto, dicendo che per abbattere tutti quei simpatici missili si è speso quasi 1 miliardo di dollari. Ma anche l'Iran avrà speso dei dollari e come li ha recuperati? Ha un doppio attacco sul mercato delle criptovalute. Il paese dell'Ayatollah è attivo da anni su questo settore. Vi riporto poi qui l'articolo dell'esperto di geopolitica e criptovalute che ci parla di questo attacco che avrebbe venduto l'Iran una fetta dei suoi bitcoin e poi scommettendo poi sulla diminuzione del mercato, causando proprio la vendita in blocco, causato proprio dalla vendita in blocco di questi bitcoin di proprietà. Un attacco a tenaglia che ha fruttato quindi 1,1 miliardi a Teheran, che ha alterato tutto il mercato. Vi riporto l'articolo, quindi per sempre stare attenti dove mettiamo i nostri denari. Buona lettura.